Allora, dopo la partita contro Barcellona, la nuova partita contro Barcellona, il coach Monticello era abbastanza arrabbiato. Non l'abbiamo ancora ascoltato, ma il parere della società com'è? È positivo dopo questa vittoria contro Matera? Ma assolutamente positivo, ma ti ribadisco, noi abbiamo già parlato un po' di giorni fa nel merito, cioè nel senso che noi abbiamo iniziato un mese fa, abbiamo fatto un precampionato dove abbiamo incontrato forse le più forti squadre della Lega 2 Gold, quindi sai, anche dal nostro punto di vista non abbiamo mai avuto la percezione di quali fossero e di quali siano i reali valori della nostra squadra, però sappiamo anche che ieri il fatto che secondo me ha fatto un po' arrabbiare, ha fatto arrabbiare Ciccio è stato quello, insomma, di aver avuto un approccio un po' molle durante la partita. Oggi sicuramente si è visto un'altra squadra, si è visto un carattere sicuramente diverso rispetto alle precedenti uscite, ma abbiamo anche avuto la contezza che giocando contro una squadra del nostro girone magari anche le differenze di qualitative emergono, anche se comunque Matera secondo me rimane una delle favorite per vincere il campionato. Quindi sicuramente al di là del risultato, vincere o perdere, quello che a noi interessava vedere era quello dell'approccio alla gara, di come i ragazzi sarebbero entrati in campo per dimostrare che comunque non eravamo quelli di ieri. Oggi obiettivamente, a partire sicuramente dai ragazzi più giovani come Alessandro Azzaro, come Gaetano Spera, ma anche da quelli più navigati come Gennaro Sorrentino e anche gli americani, hanno dato sicuramente una prova di grande forza. Non perdiamo di vista gli obiettivi societari, premio under, fare giocare i giovani. Questa sera, insomma, proprio Spera, Azzaro, anche Ion Lupusor hanno dimostrato che, insomma, questo premio ci si può avvicinare. Ma sì, il discorso, le linee strategiche della società noi le abbiamo espresse durante la conferenza stampa alla fine del mercato. È chiaro che quest'anno noi abbiamo avuto la possibilità di avere un budget limitato rispetto alla stagione scorsa, però da questo è stata posta in essere una strategia diversa rispetto agli altri anni, che era quello di acquisire dei cartellini di ragazzi che poi in futuro potrebbero essere delle pedine importanti per la società. E quindi il premio Under è stato una delle richieste del nostro presidente, cioè quello di poter partecipare a questo premio finale, che arriverà o non arriverà, però l'allenatore sa anche che noi abbiamo queste direttive e le deve portare avanti. Sicuramente è un fatto molto importante quello di avere dei ragazzi su cui puntare e che non fanno solamente delle figurine in panchina, ma ci possono dare una grande mano durante l'anno. Progetti per il futuro, siamo nelle settimane adiacenti all'inizio del campionato. Avete già pianificato di tornare nelle scuole attivamente per provare a riempire il palazzetto per la prima sfida contro Agrigento? Sì, questo è un progetto che noi abbiamo iniziato l'anno scorso assieme col settore giovanile e con altre società a noi vicine. Sicuramente verrà ulteriormente implementato questo progetto che ci porterà sempre a girare per le scuole con i giocatori, con tutti i tecnici del nostro settore giovanile. E sicuramente quello è un progetto che noi riteniamo molto importante, perché avvicinare i ragazzini, ma non solo i ragazzini, tutto il circondario, quello che riguarda le scuole, secondo me è importante. Sì, sicuramente prima della prima partita contro Agrigento faremo qualche iniziativa per portare al palazzetto più bambini possibili. Un'impressione spassionata su questo gruppo, non solo dal punto di vista tecnico, atletico, anche dal punto di vista del gruppo in sé per sé. Lo vedi coeso? Sì, la coesione quella arriverà col tempo, perché io in questi giorni ho parlato anche di questo fatto, di partire dal presupposto che comunque abbiamo due ragazzi che vengono d'oltreoceano, che a partire da Kion Bell, che è la prima volta che va fuori dall'America, quindi sai, trovandosi oltreoceano ti trovi di fronte a un'altra realtà. Quello gliel'ho detto ai ragazzi pure che stanno qua, stiamo cercando anche di coinvolgere sotto questo profilo. I ragazzi, abbiamo a che fare anche con dei ragazzi di 20 anni, Alessandro, Gaetano,
Gaetano, Nunzio, Agostini hanno tutti dai 20 ai 22 anni, ma la coesione del gruppo è importante dentro al campo, ma anche fuori dal campo. Sono dei ragazzi che comunque fanno già parte di uno stesso gruppo, che ci escono assieme, come è stato anche negli anni scorsi. Buon lavoro.